colgo l'occasione e le chiedo quali sono i farmaci che si utilizzano nella terapia? Esiste un numero infinito di prodotti proposti negli anni. Certamente anche l'ultima consultazione sull'incontinenza ha fortemente stressato il concetto che tra tutti i prodotti che noi utilizziamo e che abbiamo utilizzato per trattare la vescica iperattiva, i farmaci anticolinergici e in particolare gli antimuscarinici sono i farmaci d'elezione per la terapia della vescica iperattiva. Perché? Perché abbiamo prima ben spiegato, spero, per chi ci ascolta, che alla base della vescica iperattiva c'è una attivazione del sistema parasimpatico. Il sistema parasimpatico opera attraverso dei recettori muscarinici. Se noi somministriamo alla donna un farmaco antimuscarinico, noi eliminiamo queste contrazioni involontarie del detrusore e quindi eliminiamo il sintomo. Allo stesso modo, con un particolare tipo di riabilitazione e con una particolare metodologia di somministrazione delle tecniche riabilitative che noi possediamo, la fisiochinesi terapia da una parte, l'elettrostimolazione, il biofeedback e prima di tutte queste, quelle procedure rieducative di stile di vita che vanno sempre associate alla terapia conservativa, noi possiamo con queste tecniche riabilitative ottenere lo stesso effetto. In questo modo però potenziando l'effetto inibitore dell'ortosimpatico. Ma il risultato non cambia. Non solo, ma siccome le due terapie agiscono in parallelo su due aspetti diversi del controllo neurofisiologico della vescica, possono anche favorevolmente essere associate o contemporaneamente o in successione alla stessa paziente. Le pongo un'altra domanda. La terapia riabilitativa può sostituirsi a quella farmacologica? E questa domanda è interessantissima perché evidentemente apre un dibattito che non è stato ancora completamente definito. La terapia riabilitativa, come ho detto poco fa, può benissimo e favorevolmente essere utilizzata insieme alla terapia farmacologica. E questo è sicuramente l'obiettivo, secondo me, che dovrebbe essere perseguito nei prossimi anni. La terapia riabilitativa può sostituire la terapia farmacologica, la può sostituire in maniera efficace. Per quella che è l'esperienza del mio gruppo che lavora con la riabilitazione già dalla fine degli anni Ottanta e che ha avuto anche modo di raccogliere dei dati pubblicati su questo argomento, nelle nostre mani, nelle mani della nostra equipe di fisioterapisti e fisiatri, le percentuali di successo della terapia riabilitativa nelle forme di sindrome di vescica iperattiva non sono inferiori al 70%, con un vantaggio che la terapia riabilitativa non presuppone l'assunzione del farmaco, oltre ai costi del farmaco. Perché il tasto dolente ancora oggi per gli uroginecologi e pericoltori di questa materia è che i farmaci in Italia vanno pagati, non vengono passati dalla mutua e hanno anche dei costi significativi. La riabilitazione no, la riabilitazione è mutuabile, è somministrabile sotto regime mutualistico e quindi viene pagata dal Servizio Sanitario Nazionale. Il problema della riabilitazione, questa è l'altra faccia della medaglia, purtroppo, è che i centri in grado di trattare in maniera adeguata questa condizione clinica non sono numerosi, non c'è una grossa esperienza, non c'è un grosso investimento, ma il futuro credo che ci riserverà delle interessanti sorprese.
E quindi in generale mi sento di poter rispondere che la terapia riabilitativa può sostituire la terapia farmacologica, può essere utilizzata contemporaneamente alla terapia farmacologica, noi la utilizziamo anche come terapia di salvataggio nelle pazienti in cui la terapia farmacologica non funziona, prima di un'altra serie di possibilità terapeutiche che noi oggi possediamo, come la neuromodulazione sacrale, la stimolazione del tibiale e altre tecniche molto più invasive. Ecco, esatto, proprio per quest'ultima cosa che lei ha detto, quale ruolo occupa la terapia chirurgica, appunto? Allora, terapia chirurgica nell'intendimento popolare di uso del bisturi credo che abbia un'indicazione limitatissima. Negli anni è andata scemando come indicazione, per fortuna, ed è stata invece sostituita con dei successi eccellenti, da altre tecniche microinvasive, non propriamente chirurgiche, ma nemmeno conservative, come la terapia riabilitativa e farmacologica, che sono rappresentate proprio da queste tecniche di neuromodulazione sacrale, che sono delle tecniche di utilizzo dello stimolo elettrico, che viene però applicato direttamente sulle radici sacrali con l'uso di un aghino che viene impiantato a livello di una radice sacrale. L'applicazione viene fatta in anestesia locale, ambulatorialmente. L'utilizzo della tecnica offre dei risultati eccellenti e questa ha sostituito quasi completamente l'indicazione chirurgica al momento attuale.